Danette, Danone, splendida bontà. Danette, Dalot, splendida bontà. Buongiorno amici dello zoccolo duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi c'è un doppio zoccolo duro. Chi è quello là? Chi è quel ragazzo lì? È sempre lo zoccolo duro, lo zoccolo duro. Siamo in due. Mamma, come siamo in due. Vi faccio il video doppio oggi. È il video doppio, quello bello e quello ancora più bello. Quello bello e quello ancora più bello. Indovinate chi è quello bello? Lui, sempre lui. Allora, ragazzuoli, di cosa parliamo oggi? Ecco, sono le mie magliette che non ritrovavo. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di Dalot. Dalot ci ha passato il biscotto, come ho detto su Instagram, perché pare che il Milan insiste per Dalot e dovrebbe fare un'altra offerta per Dalot. Adesso apro velocemente il mercato, poi parliamo del tonno Rio Mare perché oggi si gioca. Quindi insiste per il tonno Dalot. Mi dicono gli amici che Dalot potrebbe giocare anche a sinistra. Quindi eventualmente un'idea che io ho dato ieri nella chat VIP, ma che potrebbe essere un'idea un po' generale, è che intanto le voci di Conti a Parma si stanno pian piano affievolendo, nel senso che Conti dovrebbe rimanere. Tra l'altro, a quanto pare, non è vera sta roba del Parma. Cioè, boh, si dicevano così, ma non risulta. Quindi Conti dovrebbe rimanere, prima cosa. Seconda cosa, dovrebbe esserci un'offerta per la Xalt. Sapete che io l'avrei tenuto, sapete cosa dico io. Però il Milan ha chiesto 10 milioni allo Sporting Lisbona. Sai, se ti danno 10 milioni, non lo so, un po' ci pensi, anche se noi in realtà l'abbiamo pagato un po', mi pare che l'abbiamo pagato 22 o 18, cioè comunque l'abbiamo pagato tanto la Xalt, non è che l'abbiamo pagato 2 lire, perché io mi ricordo che ai tempi noi spendavamo come se non ci fossero domani, a oggi 10 milioni potrebbero far comodo. E considerando che Dalot, secondo me gioca a destra totale, però dicono che può giocare anche a sinistra. Calabrisello, Super Calabrisello, perché non è più Calabrisello degli anni, ormai è diventato Super Calabrisello, è un altro che può giocare anche a sinistra. Quindi può essere che rimane Calabrisello, rimane Conti e vendiamo la Xalt e prendiamo Diego Dalot in prestito, tra l'altro che Milan vuole fare un prestito, però probabilmente sarà un prestito con diritto, sai, le solite formule del Milan. Secondo me potrebbe essere una soluzione interessante. Poi, se ci vai ad aggiungere anche il giapponese, detto Shogun, detto Genshiro. Ah, a proposito, chiariamo subito sta roba. Che ieri mi hanno scritto: ma cos'è sta cosa del Giargiana razzista? Ah, chiariamola subito sta roba. Per chi non è di Milano, che non capisce queste cose, ve lo spiego una volta, poi non ve lo spiego più. In milanese si usa dire giargianese, colui che parla giargianese, cioè una lingua non conosciuta, una lingua diversa dal milanese, ok? Si dice giargianese, che può essere quello di Pisa, quello dell'Africa, quello dell'Asia, l'americano. Giargianese è uno che parla una lingua che non è il milanese, ok? Questo era agli albori. Dopo, con il milanese imbruttito si è allargato questo termine e il Giargiana è diventato colui che non rispetta i modi di fare del milanese doc. Cioè, infatti, il milanese imbruttito fa tutti i modi di fare del milanese. Quello che non fa, come fa il milanese, l'aperitivo, calcolato, sai, tutte le cose che fa il milanese, è un Giargiana. E non è un'offesa razzista. Io li chiamo i cinesi Giargiana e io per Giargiana, tra l'altro, intendo cinesi uguale interisti. Quindi la mia discriminazione non è razziale, è sugli interisti, perché sono milanista. Quindi toglietevi dalla testa tutte le idee di razzismo, non mi piace quando dici Giargiana, toglietele dalla testa. Il mio è semplice ironia e sfottò da milanese, in primis, e da milanista in secundis. Quindi, se, chiariamo subito sta roba, perché scusate se mi sono prolungato, però siccome mi hanno scritto più di 3-4 persone, sai, se è uno non lo caghi neanche, però mi hanno scritto in 3-4, tra l'altro persone che educate me l'hanno scritto con i modi giusti, allora ci tenevo
chiarire subito questa cosa qua. Detto questa parentesi, per il mercato ve l'ho detto, Dalot e Tomiyasu sono gli obiettivi del Milan, però passa tutto dalla partita di stasera, perché stasera si gioca col Tonno Rio Mare e bisogna romperli con un gressino senza sbagliare niente. Perché tu col gressino, tac, apri il Tonno Rio Mare, senza sbagliare. Dovrebbe giocare Colombo davanti e Dikeno, che giocherà Castiglieco, Calhanoglu, Selmayr. Il resto della formazione già la sapete, è inutile che ve la dico. Diaz dovrebbe essere il primo cambio per dare una mano. Dicono che c'è anche un ballottaggio Leao o Daniel Maldini al posto di Colombo, ma secondo me non dal primo minuto. Cioè dal primo minuto parte bomber Colombo, fiducia totale. Mentre invece dopo potrebbero entrare sia Leao sia Daniel Maldini. Secondo me è più Leao che Daniel Maldini. Tra l'altro io Daniel Maldini lo manderei in prestito, però è un'idea mia, vediamo cosa poi deciderà il Milan da domani in poi, che da domani inizia il nostro mercato finalmente. E questo è per quanto riguarda il Tonno Rio Mare. Per quanto riguarda le nerazzurre che hanno giocato ieri, allora, non parlerò dell'Inter, ve lo dico perché quest'anno non li prendo in giro, sai che io li prendo in giro sempre. Quest'anno non li prendo in giro perché sono gli strafavoriti del campionato. Cioè, dovevano perdere la prima partita con la Fiorentina 4-2, se segna quell'imbecille di Vlahovic che ha rovinato tutto. E allora oggi avrebbero vinto, però erano lì lì. Avendo vinto anche quella partita, oggi hanno stravinto 5-2 col Benevento, ma si sapeva. Poi Conte quest'anno ha deciso di giocare offensivo. Ha deciso che Conte quest'anno, via, basta catenaccio, giochiamo a stile Bayern Monaco, ha detto. Voglio vedere. L'Atalanta è un'altra squadra che fa 4 gol a partita. 4 gol a Roma non me li aspettavo. Sinceramente pensavo meglio la Lazio. L'ho vista male. Diciamo che da una parte non ti dico che abbiamo tolto un avversario per il quarto posto, perché ancora il campionato dura una vita. Però io la Lazio con le tre competizioni, poi preso 4 gol in casa è pesante. Non lo so. Però ragazzi, questa Atalanta per come sta giocando, il Napoli per come sta giocando, noi siamo a rischio. Noi siamo a rischio, ma non solo noi. Cioè, ad oggi, se vi devo dire la verità, forse è peggio beccare l'Atalanta e il Napoli che la Juve. Cioè, adesso vediamo Juve-Napoli come finisce sabato, domenica, quando gioca. Tanto tutti i negativi del Napoli, meno male. Vediamo come finisce Juve-Napoli. Ma metti caso, metti puro caso che dovesse vincere il Napoli, la Juve deve iniziare a preoccuparsi del quarto posto, non dello scudetto. Io lo anticipo agli amici juventini, che hanno una rosa ovviamente superiore, però sono senza allenatore, lo ribadisco. Quindi voglio proprio vedere. Comunque, ragazzi, noi il nostro obiettivo è stasera. Tanto lo Spezia ha vinto 2-0, quindi occhio allo Spezia, che domenica io c'ho una paura dello Spezia. Pensiamo stasera a fare la nostra partita ed è il primo obiettivo stagionale e poi partecipare all'Europa League. Perché poi, sai, fai il girone te lo fai, vediamo, l'importante è che passi. Poi diventa interessante l'Europa League. Bisogna vedere chi scende dalla Champions, le squadre rimaste, poi vediamo che squadre ci sono. Io quest'anno me la vorrei giocare, sinceramente, l'Europa League. Quindi, cioè, giocare nel senso per andarla a vincere. Quindi, tanto è l'unica che ci manca in bacheca. Quindi ci tengo moltissimo. Non sono tanto preoccupato del Tonno Rio Mare. Secondo me era più forte il Bodø/Glimt del Tonno Rio Mare. È vero che è la quarta partita. Abbiamo fatto preliminare, prima di campionato, preliminare, quinta partita. Quinta partita consecutiva ogni 3 giorni. Non sarà comunque facile a livello di fiato, eccetera. Però penso che abbiamo una rosa che può competere per tutto questo. Vinto stasera, inizia il mercato e poi ci divertiamo. Intanto è arrivato il Vichingo, è arrivato. Quindi vincere stasera vorrebbe dire da domani iniziare col calciomercato. Chiesa sembra praticamente alla Juve, anche lì. Cosa se ne fanno di Chiesa? Gli servono due terzini, gli serve il centrocampista e prendono Chiesa. Vabbè. Spendo tanto una fraccata di soldi. Vabbè, comunque. Buon per loro se prendono la loro chiesa. Spero che noi prenderemo qualcos'altro. Benissimo se prendiamo Dalot, il Giargiana, e lo chiamerò il Giargiana perché Giargiana va bene, ma non a quelle cifre. Poi, anche perché poi se prendi Giargiana non ti serve più Dalot.
cosa fai? Boh, vediamo cosa farà il Milan. Ci vediamo comunque domani pomeriggio, penso che farò una live, sicuramente ci sarà una live post partita, sicuramente post partita. E iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci vediamo domani. Ciao belli, dal doppio zoccolo duro con Vito lo Storico. A proposito, mercoledì prossimo, ve lo anticipo, mercoledì prossimo live tutta rossonera, lo zoccolo duro, Lollo, i milanisti official e Ivan Tantama. Mamma che live, tra un po' preparo le locandine. Come il pistolero su Ale. Mamma che live, preparatevi. Ciao belli.